Riconoscete? Riconoscete cos'è questo? Oh, somiglia un pacco troppo bello che c'è Riccione, ma è questo, ragazzi, è questo, è questo. Sentiamo, sentiamo di che si tratta. Si trattava proprio di un momento pazzesco. Faccio un saluto a tutti gli amici e sono collegati sulla piattaforma Facebook di Acquafanna, di Parte Virtuale, perché sta per iniziare il collegamento. Oggi ci siamo collegati prima per non farvi perdere un secondo di quello che sta per accadere, cioè il Maxi TikTok e la Maxi Onda. Però voglio partire con questo ricordo di quello che è accaduto qualche anno fa, era per la precisione 3 anni fa, vediamo se riusciamo a collegarlo e a farlo vedere all'intero pubblico della piscina Onda e qualcuno si ricorderà. Del Festival Bar, ma che ne sanno i 2000 di quando... Questo era un cartellone. Ok ragazzi, estate 2020, fate un applauso! Eccoci qua, siamo collegati, intanto grazie a tutti. Un applauso più forte! Sì, siamo qua. Ok, adesso abbiamo Franchi Super. Quando c'era il Walkman e Fiorello al karaoke dei Nirvana e dei Gatti. L'importante è mai realizzato la storia di aspettare un secondo, perché oggi abbiamo una scaletta un po' rivoluzionata e speriamo di fare stare tutto alla grande. Ma che ne sanno 2000? Ve la ricordate? Per coloro che sono ricordate qua dall'Acquafanna, quindi state collegati, mi raccomando, messaggiate se volete. Ok, tutti su con le mani, puoi vincere un biglietto di ingresso omaggio. Fatti le mani, ecco, non abbiamo il beneficio delle immagini a video. C'era una canzone della musica dance, ma che ne sanno i 2000 e di quando alle tre c'era bim bum bam del Game Boy e di blu dabo di dabo da. L'estate sta finendo, il valore di quel tempo lo capiamo solamente quando lo perdiamo come Luigi Tenco. Mangio solo pizza, vita di provincia. Vivo in una fogna, sono una tartaruga, sì ma sono una cazzo di tartaruga. Datemi il mio tempo da bambino, quando Banderas era Zorro e non il panettiere del mulino. Quando ho cominciato, quando Capitano Cino non era DJ Francesco, era ben nato, potessi rifare tutto quello che ho già finito. Cos'è questo? Oh, somiglia un po'. Gabri! Bene ragazzi, come va? Non ricordate quel giorno lì? Avevo ancora i capelli in video. Come va? Vi state divertendo? No, siamo qua nel backstage, siamo qua nella diretta. È bello, ogni anno tornare qui. Spero l'acqua che mi sentite. Che risale sempre delle grandi emozioni. Quando torni c'è sempre con energia lì, sì. Viene passata di generazione in generazione a quel dopo, c'è un mix bellissimo di emozioni, ma soprattutto stanno meglio di noi adesso. E beh, nell'acqua sono nell'acqua tutti felici con la musica, però noi questa volta quest'anno non siamo venuti da soli. Con chi siete venuti? Perché l'altra volta eravamo noi e c'era Gabri. Esatto, questa volta Gabri non c'è, abbiamo portato i rinforzi. E chi sono? Abbiamo portato un altro mates che è Stefano e Favi J. Che li vogliamo, guardali lì, li volete? Nella li volete? Tenda a mangiare la frutta, guardali, volete venire? Oh, o no? Allora non fate i timidi, ma dai, fate un applauso per Snappy e Favi J. Dai che sono timidini. Eccoli qua e lo riempiamo questo palco. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ma che mera. Allora, innanzitutto prima volta in Acquafan, questa è la roba, questa è la notizia, è lo scoop è mai stato in Acquafan. Ragazzi, infatti, però posso farmi anche il bagno dopo. Devi farlo, devi farlo. Ragazzi, potete alzare la mano tutti quanti e salutare i Maze e Favi J che sono qua con noi oggi.
oggi insomma si è preparata sta situazione, dopo ovviamente vi faremo un po' di domande anche per scoprire come state a distanza di qualche tempo, insomma ci siamo visti poi in settimana con l'intervista quella virtuale, adesso sarete tutto il giorno in carne e ossa, vi vivrete un po' Acquafan, quindi vi troveranno in giro per quanto riguarda la vostra giornata, la passerete con loro? Sì, sì, noi passeremo tutto il pomeriggio qui in giro per il parco, però io so che tra poco c'è un momento importante. Esatto, però, il più grande proprio. Però visto che c'è la musica, visto che ci sono dei drop pesanti, io direi prima di fare il momento importante mettiamo una bella canzone per farli saltare, perché li vedo carichi. Prima ero lì seduto, li guardavo che saltavano, sbracciavano. Proviamo. Ce l'hai, Panda, una canzone che proprio a richiesta un bel drop cattivo. Un drop cattivo. Ragazzi, su con le mani. Dai che facciamo una bella storia. Facciamo noi l'onda gigante, raga. Dici che muovendosi la spostano. Vai. Tutti su con le mani. Vogliamo sentire tutti. Ragazzi, questo è peso, dovete saltare tutti. Abbiamo la prima fila, abbiamo. Salta Acquafan! Qua sotto non toccano, vero? Sono 2 metri e passa. Che non sono altissimi. Ok, bravi, bella storia. Adesso però dovete dimostrare di avere veramente la stoffa, perché noi faremo fare a loro il più grande TikTok mai realizzato. Ci sarà una roba da un botto di persone che lo fa. Noi siamo espertissimi. Sono molto bravo con i TikTok. Guarda, io sono la negazione. Possiamo dare indicazioni? Allora, siamo qui. Allora, ragazzi, dovete contare con noi, perché qua all'inizio ha una quello di fare il countdown. Alza le braccia e di con noi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. È il testo davvero? 9. Questo? È questo? Non lo so, l'ho visto un po' di volte. Non lo so fare. Ah, ma quell'anno non fare questo. È questo. Dopo. No. Non sono esperto. Noi che stanno arrivano i nostri ballerini TikToker. Allora, è così che funziona, ragazzi. Loro arrivano sul palco, il pubblico di Acquafan fa un boato, mi raccomando. Noi ce li guardiamo, li studiamo. Allora, facciamo anche noi. Allora, ci siamo, ragazzi? Arrivano sul palco, voi urlate. Questi sono i ballerini. E ciao, questa ragazzi. È la vostra meno voce. Male, ci sono loro. Urla Acquafan. Vai, balla con loro, tieni. Cosa mi dai? Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, non sono capace, Lori. Devi mettere la mano a sinistra avanti. Guarda, adesso fai questa cosa come se fossi incazzato. E ti pugni all'aria fortissimo. Come Sasha è più bravo, però. Non me l'avevano detto che dovevo ballare. Quando hai caldo funziona sta roba. Mi sono preparato. Mi sento inadeguato come nelle verifiche di matematica. Raga, comunque il metro di distanza serve, perché tipo lui ha fatto così. Cioè, se ero qua... Ci diamo il cambio ogni tanto. Gabri, aspetta che ci sono le prese. Le prese, ragazzi. Fategli fare le prese. Così, boato del pubblico! Sei pazzo! Però... Ho preso 2-3 kg. Lo so, non è facilissimo. Vuoi provare? Comunque Sasha è bravissimo, non so. Non è possibile questa cosa. Allora siamo qua, ricordiamo che se mandate in... Okay,
stato troppo bello e c'è il sole. Ragazzi, un applauso per i nostri ballerini di Acquafan che oggi hanno ballato insieme ai Mates e Favi J. Applauso! Bravi, bravi, bravi. Vorrei far notare che loro erano qui con la camicia sbottonata, ma se la sbottono io esce sulla palla. C'è il fisico sotto, non fare furbo, non fare furbo. Allora ragazzi, però adesso loro stati lì, ha guardato lo spettacolo, è facile, adesso lo devono far loro, perché sennò non è il TikTok della storia. Quindi voi che siete qua sotto siete quelli che avete il compito più difficile, perché fare il movimento senza appoggiare i piedi non è facile. Anche voi lì di lato, fate un saluto. Bella, ci sono raga, quelli fuori dalla piscina, quelli di là, fate un saluto, ciao belli! Ok, allora, chi mi aiuta a dare il movimento? Alan? Io so che Stefano è molto bravo con TikTok. È sempre stato facilissimo. Facilissimo, però io sai che non lo ricordo. Allora, si parte con il braccio così, vai, braccio, vai, braccio, così, su, scusami, poi giù e poi qua fai il palleggio. E dopo c'è il ti spezzo in due. E poi con amore, con il cuore, ok? Tutto sempre, tutto sempre, ok? Mi sentite? Non è importante, tu devi solo allora, ma oggi ciao Gary, ma quanta gente c'è oggi? È incredibile. Oggi è un disastro. Beh, abbiamo anche dei grandi ospiti. Ti sento molto il TikTok. E quindi che ovviamente che sto provando a ballare anch'io. Assolutamente sì, assolutamente. E per questo noi ci distinguiamo. Allora, ragazzi, ci siamo, quindi Mates, mi raccomando, siamo anche lì guardati da casa. È importante invitare tutti quanti a ballare questo maxi TikTok e parte con la maxi onda insieme a noi, dopodiché partirà la puntata numero 13 del TV Saga. L'onda in arrivo potrebbe superare i 3 metri. Addirittura. Tutte le volte si dice così. 3 metri di onda, 3 metri di onda. Non me la ricordavo. Poi alla fine sono 1 metro. Voglio l'aria di mare, sole sulla faccia. Tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia. Questa notte finisce, che faccia? Devi ballare con noi, eh? Ad acqua parrigione! Ci sono i Mates, Favi J! Il suono delle tue risate, il primo giorno di una nuova estate. Ho voglia di fare tardi la sera. Irene, ci sei, Irene? Sì, ci sono, ma sto ascoltando quello che sta accadendo. Eccoci qua, siamo qua. Tra un minuto ci colleghiamo, saremo in diretta. Ci sarà la sigla del party virtuale della puntata numero? Irene?
bene, sei stata? Sì, sto cercando di collegare il microfono delle cuffie, arrivo subito e sono okay, subito ragazzi, da voi. Si attiva il motore a potenza 3,5. Adesso vai. Bisogna fare il countdown. Chi è che ha il microfono? Surri, te lo faccio io. Qua, tieni. Vai, fai il countdown da 3? Vai, da 3. Allora, ragazzi, siete pronti? Onda di 3 metri. Arriva l'onda, ragazzi. Vai, stai insieme. 3, 2, 1. Onda! È partita, l'hanno attivata. E dagli un po'. Una volta potremo vedere anche l'onda, quindi... Oggi che abbiamo questa super puntata, più che mai commentate, perché veramente oggi è una puntata molto carica, molto speciale, c'è tantissimo fermento e sarà sempre di più così. Sì, seguiamoci la Maxi Onda insieme. Las mujeres me la como al vapor, en la playa bañado en sudor. Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mol, mol, mol. Cada vez que pienso furi, me quedo. Cada Irene, vuoi dire cosa ti voglio fare per essere qua? Allora, intanto noto con estremo piacere che oggi, con tanto di fumogeni, veramente è una grande festa all'Acqua Fan di Riccione, ed è una grande festa nazionale in realtà, perché è veramente emozionante guardarlo da qui, ma immagino viverlo in prima persona è qualcosa di fantastico. Perciò, se volete vivere questa fantastica esperienza, vi ricordiamo che la grande novità del PV Summer, la prima edizione del nostro programma, ci siamo, un attimo che stiamo iniziando. Ricordatevi di commentare, perché potete vincere un ingresso omaggio per l'acqua, fanne avere l'opportunità di entrare in puntata con noi e quindi diventare uno degli acqua fantastici direttamente dal palco su PV Summer. Perciò commentate con dei commenti originali, perché anche oggi premeremo il commento più bello del pubblico. Esatto. Guarda lì quanto... Guarda lì come ballano! Ok, vai. E intanto la nostra sigla, ciao a tutti da Pando! Ok! Ciao a tutti da Pando! Adesso c'è la sigla. Braccia alzate in piscina onde. Signori, tra qualche istante la piscina onde dovrà esplodere. Vi chiediamo di alzare le braccia. Tutti quanti in alto. Sulle mani Acqua Fan. Vai. Non lo so, Mace, meglio sul palco o meglio dentro l'acqua? Secondo me è più fresco. Ah, per finire. Sì. Ma quindi ci buttiamo ora? No, ci può. Sei vestito. Vestito c'è. Si battono le mani alla. Fatti le mani a tua fan! Il walkie! I Mace, con voi! Ma si è riempita la prima fila qua. Grazie campioni, siete campioni. Sono tutti. Ragazzi, dovete svuotare la piscina. Fuori l'acqua dalla piscina. Fuori. Così.
ancora qualche minuto di DJ set. Deve diventare un idromassaggio. Non male, come idea. Manuale. Tra qualche istante la partenza del TV Summer, la sigla con i nostri ballerini e la mini intervista ai mates che poi saranno liberati all'interno di Aquafan. Ciao. Oh, sono venuto qua, Frankie, perché non se ne poteva più. Ragazzi, c'è Gary Chaos anche! Cosa ci facevi là dietro? È stato nascosto, Gary, oggi. Regia, c'è Irene. C'è Irene, che adesso ci sta aspettando. Ragazzi, sì. Attenzione, questo qui è uno spazio che viene concesso al pubblico per poter far sentire quanto potente è l'energia di un parco come l'Aquafan. Ispirate con il naso, espirate con la bocca, ispirate con il naso e adesso urlate! C'è l'auto blu! Sembra un supermoto. Arriva! C'è mio padre, arriva in 5 minuti. Che se tu ti parla in sempre danza, danza sui miei palmi. So che vengo da niente. Senti, ma vale anche se spiriamo col naso? No, com'è? No, è uguale. È uguale. Com'è la voce? Ragazzi, con le mani, con la voce. Chi è che si sente blu oggi? Beh, blu, è tutto blu qua, verde, rosso. Dopo mettiamo tutto. Ciao ragazzi. Oh, guarda Fando come si gasa una volta che può mettere un po' di tamarrerie. La tamarreria oggi comanda, ci sta. Appena si ferma l'onda inizia la puntata numero 13 del PD Summer con i Mates, 19 di luglio, in diretta da Riccione Aquafan. Salutiamo tutti gli amici che sono a casa, ovviamente invitandoli a raggiungerci qua in Aquafan fino alla fine dell'estate. Siamo pronti per voi. Io non so se è un'emozione. Com'è? Che cresce piano piano. E poi stringimi forte e stammi più vicino. Tiro tu. Vai Pando, fai sentire. Ok, ok. Lo senti il beat? Dai, tutto bene, no, è tutto bene. Oh! Fermi, fermi dove siete. Ultima esplosione, poi inizia, vai, esplosione! Che bella storia avere i Mates con noi! Oh, invitiamoli più spesso, eh! Dobbiamo anche far entrare il pubblico e farlo accomodare, che abbiamo gli Acqua Fantastici che questa mattina si sono... Ci sono anche le due. Sì, si sono garantiti la presenza sul palco, adesso fra un po' inizieranno. Raga, non sapete che invidia vorrei essere io in piscina in questo momento. Venite per una foto, foto, foto gruppo, la vuoi anche con le spalle pubblico, così vengono anche loro? Venite, mate, venite, 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 ballerini, venite a fare foto pubblico, il pubblico con le braccia alzate dietro. Oh! Foto pubblico! Parti virtuale, venite dietro anche voi, dai, venite, 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 veloci, veloci! Vai Pando, vai, vai, vai! Oh! Attenzione ragazzi, Aquafan Riccione! 19 di luglio, che pazzesco è! Ok, allora, siccome i Mates hanno detto che vorrebbero essere in acqua, li buttiamo in acqua. Ma no, cioè, impazzisco, non li lascio, sarebbe bello, sarebbe bello. Guarda. Allora, Pando, fai sfumare questa traccia perché sta per iniziare la sigla del PD Summer e facciamo subito l'acqua guest con i Mates, dopo li lasciamo andare in giro per il parco a divertirsi un po' perché l'acqua fan è da vivere. Allora, se tutto pronto, ci colleghiamo con... ovviamente gli altri inviati che sono sparsi per l'Italia per la sigla della puntata numero 13 del PD Summer in diretta dall'Aquafan di Riccione. Vai! Oh yes! Five, four, three, two, one.
let's go. We are ready. Are you ready? Anche ai Mets, guarda, battiamo insieme a loro. E guarda come entrano. Oh. Questo è il pezzo dell'estate 2020. Che lo fanno, eh? Sì, andiamo, andiamo, vieni, 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 vieni. Venite, puntata numero 13 in diretta dalla Campania di Riccione. 9999 ci sono i Mates con Fabi J. Dov'è Fabi? Vieni, siamo eccoli e credo che da qualche parte in giro per l'Italia su una barca ci sia anche Irene Antonucci. Ciao Irene. Ciao Irene. Ciao ragazzi, ecco. Sì, ci sono, non ti vediamo, ci sono. Ma ti sentiamo. Eccola. Ti sentiamo ma non ti vediamo, cioè in realtà ti sentiamo anche male, però non ti vediamo proprio per niente, per cui eccola, guarda che... Ciao Irene! Eccola! Oh, ma com'è che quando... Allora, quando compare sullo schermo c'è sempre un boato. Io sì, non so perché, c'è sempre questa roba qua del pubblico che apprezza. Ragazzi, mi fa molto piacere questa cosa. Allora, no, oggi non sono in barca, oggi mi trovo in Costiera Sorrentina. Sono molto emozionata perché vedo tantissimo fermento. Sono degli ospiti pazzeschi, cioè immensi, Fabi J. Ho visto Fumogeni, ho visto di tutto e credetemi, sto tanto rosicando come conduttrice per non essere lì perché veramente non vedo l'ora. Siete fantastici. Un'altra grande puntata. Guarda che c'è Anima che ti manda dei baci, eh? Ecco, subito qua nasce. Ah, ma ragazzi... Allora, il prossimo weekend io li voglio rivedere emozionato. Lì, cioè, con tanta bellezza. Il prossimo weekend, amore, il prossimo weekend sei con noi, ma adesso devi approfittarne perché loro non so in quale parte del mondo sono il prossimo weekend. Quindi se vuoi fare una domanda ai ragazzi per sapere come si trovano, sai, loro erano qua in parte sì, quando c'è stato il video di Che ne sanno i 2000, erano sul palco, hanno fatto un macello incredibile, si sono divertiti. Adesso... arrivati con i rinforzi, Fabio è la prima volta che viene qua in Aquafan ed è contento. Cosa ti viene da chiedere ai nostri ospiti di oggi, The Mates e Fabi J? Ma allora, che emozione si prova ad essere comunque dei youtuber così, dei creators così popolari, ad avere così tanti consensi, anche perché Franky, ricordiamo che loro sono amati non soltanto dal pubblico giovane, sono amati da anche un pubblico eterogeneo e questo comunque porta comunque a dover poi le mamme soprattutto. Lui dice le mamme li amano molto, è vera sta cosa? Sì, anche i genitori, sì, siamo popolari. Anche mia nonna. Comunque è sempre... nonna. Allora, è sempre una grande emozione. Facciamo così, la domanda è, che emozione si prova a piacere alle mamme? Allora, faccio rispondere, risponde Sasha. Allora, è sempre una bellissima emozione. Risponde allora, Lore. Sasha, risponde Lore, vai. Non ho capito, sono diventato il massimo esperto di mamme. Da qualche mese sono un massimo esperto di mamme, le ringrazio tutte, sono bellissime, le ringrazio perché portano sempre i propri figli agli eventi, sorridono, si fanno ore di fila, quindi è come se fossero lì con noi anche loro. Complimenti alle mamme, sfornate dei bellissimi figli. Bravo, allora gli acqua fantastici
scusa se ti interrompo Ire, gli Acqua Fantastici sono quelli che oggi sono stati scelti tra il pubblico durante l'Acqua Dance, come succede ogni giorno, per venire sul palco nella diretta. Adesso si accomoderanno e avranno la possibilità di fare anche una domanda ai mates. Prego Acqua Fantastici, posizione di Gary, un po' di qua, un po' di là. Eccoli qua, a sedere, allora, a sedere. Sono gli ascolti perché erano belli. No, no, aspetta, aspetta, no, 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 sedere, allora i quelli pesanti di qua e quelli leggeri di là, leggeri, no, sono tutti leggeri. Ah no. Paolino, me li porti sulle sedie di là, se no sono tutti accatastati, non è così che li voglio sistemati, in modo da poter interagire con il pubblico. Gli Acqua Fantastici, voglio ricordare che potreste essere anche voi che siete a casa, lo ricordo a voi anche al parco, mandando un messaggio, ovviamente sulla pagina Facebook di Acqua Fan, un messaggio originale, molti cuori, condividendo con i vostri amici, avete la possibilità di vincere un biglietto per Acqua Fan e di essere sul palco insieme a noi, come succede a loro, per incontrare gli ospiti di giornata. Allora, volevo andare, Gary, da quella biondina che abbiamo reso, sì, costume bianco, come ti chiami? Io mi chiamo Stefania. Stefania, quando hai mai sentito parlare dei mates? Li conosci? Sì. Oh, e cosa pensi di loro? Fai un bel complimento, eh? No, sono, no, è stupendi, vero. Sono stupendi, vedi che fanno. Ce lo dicono sempre le nostre mamme anche. Sì, sì, vabbè, ma invece guarda che l'ha detto, per me era sincero. Intanto Paolino sta intortando, perché è giusto che fai giusto, no? È una delle mamme lei, cioè, no, è vero. Lei fa parte della sezione mamme, complimenti alle mamme. E invece la Mora? Aspetta, vediamo. Ragazzi, sono Leonora. Allora, io vi conosco tramite i nostri figli, certo, okay? Che ci riempono la testa con i vostri video, le vostre storie. Cioè, non è carino detto proprio così, eh? Vabbè, comunque siamo apprezzati, come vedi. Una domanda, vai, sì. Vai. Siete fidanzati? Oh, vedi la domanda, siete fidanzati? Questa è una domanda. Ma è una mamma, no? Non va bene. La mamma, ma la mamma lo fa per sapere. Cioè, no, sono notizie strettamente confidenziali. Ma perché ti sei denudato? Quando mi parla le mamme io... No! Ce l'ha già portate via tutte, non abbiamo neanche più speranza, niente, è andata così. Vai, Lorenzo, parti tu, sei fidanzato. Cioè, Fabio è fidanzato. Aspetta che ci sono i tre, vai un attimo dalla parte maschile. Loro, ecco, si chiamano i Brutus, vedete? Sono i Brutus. Vai dal Barba, il Barba è il numero uno. Come ti chiami, Barba? Allora, Barba, vai, dimmi. Donato, ma vuoi diventare anche tu un mates? Ovvio, sì. Oggi manca anche Giuseppe. C'è Giuseppe. Dopo si è fatto male, quindi ci manca un po' la quarta. Mi dispiace, in bocca al lupo Giuseppe. Abbiamo trovato un sostituto per Mates fino ai 50 kg massimo. No, che c'entra? Lui è il gran forno. Poi, no, comunque, la maglia da supereroe. Marvel sono i supereroi. Lui invece voleva fare un saluto a suo fratello. No, chi era? Era lui. Come si chiama il fratello da parte di Mates? Vai, no, io non ho un fratello, quindi mi dispiace. Vabbè, allora, di ai tuoi che lo producano velocemente, perché i tempi sul palco non sono così lunghi. Vabbè, un saluto a tutti. Siete grandi, veramente. Siete grandi. No, però, il suo fratello c'è veramente, Sì. Allora vai. Mio fratello Marco vi chiedeva di potervi fare un saluto. Ciao Marco, ciao. Pensa che diventare Acqua Fantastici può capitare anche questo. Torno da Irene, che si trova sulla costa invece della Toscana. Ire, anima, è venuto caldo. Ire, ci sei? Hai un gelatino, una granatina? Granatina. È già in spiaggia. Ire, ragazzi, è andata. Questi entrano. Ire, noi vediamo, ecco, il tuo primo piano, sei molto carina, però non riusciamo a sentirti. No, ragazzi, vabbè. No, mi sentite? Sì. Ti sentiamo. I ragazzi, okay, hanno caldo, devono avere qualcosa di fresco. Hai proposte? Sì, allora, qualcosa di fresco. Sì, ho visto una mia immagine bloccata che era, insomma, oscena, comunque... Sì, ho uno spritz e iniziamo già con l'aperitivo. Nel frattempo volevo farvi vedere un pochino il panorama, perché insomma c'è questa scogliera spettacolare. Bello. Spero un attimo, sembravi all'Aquarius, giù la discoteca di Acqua Fan, vero che si sembrava un po'? Irene, no, se vuoi condividere uno spritz solo io e te, quando vuoi. Hai capito? Hai avuto un invito ufficiale. Ma chi mi propone questa cosa? Anima. Quello con l'appetto nudo, si è già spogliato, penso, quello tamarro. Ma guarda, se lui è già pronto, io sono nata pronta, perciò insomma è andata. È andata. Allora, ragazzi,
Io su questa cosa devo bloccare tutto, perché cioè, qua roviniamo, infrangiamo dei cuori, si è formata una coppia. Attenzione ragazzi, noi abbiamo ovviamente da liberare i mates, perché credo abbiano voglia di fare un giretto per il parco, quindi ragazzi innanzitutto vi auguriamo buon divertimento, dopo ci vediamo in giro sugli scivoli. Sì, la ci vediamo in giro per il parco. La prima cosa da fare, anzi non dire in che ordine, però non so, il black hole. No, ma non vogliamo dare l'ordine, sennò poi tutti vanno lì. Ci sei ragione. Quindi non la diciamo. Ragazzi, un saluto speciale ai mates. Grazie ragazzi, ci vediamo in giro per il parco. E a Famigeri, grazie, ovviamente. Allora, noi ritorniamo invece sul palco, perché c'è la rubrica dedicata agli Acqua Fantastici. E poi dopo, Pando, dobbiamo andare a scegliere ovviamente un vincitore. Prima c'è l'Aquaplane, Acqua Fantastici, yes. Aquaplane e vincitore. Allora, bellissima sta puntata, ma dobbiamo occuparci del nostro pubblico, perché alcune ragazze non sono state contemplate. Vieni pure, Pando, microfono alla signorina che è stata scelta. Eccoci. Era il gruppo del costume giallo. Parti da lei, come ti chiami, signorina? Asia. Allora, Asia, come sei capitata all'Aquafan? Ah, noi siamo di Morciano, la mia amica si è laureata e le abbiamo regalato la giornata. Ah, ok, però. Di Morciano, che è proprio qua su, tu ti sei laureata in che cosa? Aspetta che arriva il microfono di sicurezza per rispettare le norme. In economia dell'impresa. Ci serve, Pier, qualcuno laureato in economia dell'impresa? Perché queste sono utili, sono nuove leve. Beh, ti teniamo da conto, e quando è successo proprio? È successo mercoledì. Mercoledì? Mercoledì mattina. Quindi sei una dottoressa adesso? Adesso sì. Bene. Mi sembra molto strano, cioè no, mi fa strano. Ma io vedo che, per esempio, adesso hai timidito Pando, che era un po' spavaldo, fa dottoressa, no? No, gli farei un applauso, perché insomma, non mi sembra una cosa. Cioè, ci sta, bravissima. Bravo! È un'acqua fantastica di oggi. L'ultima ragazza del gruppetto invece? Alessia. Anche te di Morciano? Morciano. Sì. Quanto è grande Morciano? Piccolo, però tutti piccolo. Quelli di Morciano vengono all'acqua fan, sì. Perché io è anni che saluto gente di Morciano. Siete giusti, siete l'unico giusti. Intanto i Brutus, andiamo dai Brutus. Brutus ragazzi sono veramente Brutus. Venite con noi, guarda che si fa. Di dove siete Brutus? Aspetta che arriva il microfono. Da dove arrivate? Provincia di Foggia, quindi della Puglia. Dorin da Palermo. Cioè, ma come vi siete incontrati? Paolo Matera. Cioè, Matera, cioè, quindi la Basilicata, cioè. La Puglia e la Sicilia. Dove vi siete incrociati? In treno? No, siamo tre tranvieri di Milano. Ma pensa te che roba, cioè tre tranvieri di Milano che diventano Acqua Fantastici in Acqua Fan, in vacanza qua. Vi siete divertiti? Soprattutto la domanda che tutti si chiedono a casa, avete già rimorchiato? Ancora no. No, mi raccomando, oggi non finiamo la giornata, non finiamo un'altra giornata in bianco, sennò poi si dice che a Riccione non si imbrocca più. No, sarà le magliette forse, sì. Sono le magliette. Sì, che non... tutti in bianco. Cioè, Bene, allora ragazzi, state qua, anzi fate una cosa, Acqua Fantastici, venite tutti dietro Pando, perché inizia la classifica, la nostra chart, in realtà è una playlist delle canzoni qua. Che il nostro Lopez ci annuncia con questa sigla. Vai Lopez! Love. Vieni qua, devi avere loro dietro, vieni qua. Ah, okay. C'è la regia. Siamo anche in regia, dunque poi arrivo perché riesco anche ad arrivare lì. Aquaplane, le canzoni più ballate di TikTok in questo periodo. Incominciamo subito con Da Baby, questa è Rockstar e parte l'urlo degli Acqua Fantastici di oggi. No, parte il movimento perché ballano, vai Pando! Brand new Lamborghini, fuck a cop car. Yes. Put a pistol on my hip like I'm a cop. Gli Acqua Fantastici ballano Rockstar, that baby. Balla anche Lopez, balla anche Paolino, ballano tutti. Ragazzi, da casa, mi raccomando, è l'effetto, ma noi siamo tutti distanziati più di un metro. Assolutamente. Abbiamo anche il metro, era Rockstar di Da Baby, una dei TikTok più ballati in questo periodo, come anche Savage di Megan Thee Stallion. Oh, questa piace la versione con Beyoncé Knowles. Ma Paolino come balla? Ma Paolino spinge ragazzi, eh? Stevie Summer, questa Aquaplane, la nostra playlist di TikTok. Ci vede ovviamente la canzone di Jason Derulo, Savage Love, TikTok. Oh. E questa c'è sempre, eh? Oh, qua fate quelle mosse che ormai vi ho insegnato, com'è? Ce la stanno tutti, non so farlo. Libera! Siamo riusciti a finire la puntata anche oggi senza farci ballare, incredibile. Assolutamente. Io ringrazierei gli Acqua Fantastici, credo, che hanno ballato insieme a noi in questa puntata speciale di Aquaplane all'interno di PV Summer. Erano le canzoni di TikTok.
Bene, allora aspetta, devo fare, vieni con me, Acqua Fantastica, no, Frankie, vieni col microfono. Posso dire che è un'emozione, sì, avere dietro di noi gli Acqua Fantastici, perché averli dietro è... Allora, Gary, questa mattina noi siamo andati in giro per Acqua Fan nei posti più impensati, cioè sullo scivolo, giù dallo scivolo, impensati per fare un'intervista. Abbiamo beccato un sacco di gente, abbiamo preparato dei filmati che vedrete all'interno dell'Acqua Round nei prossimi giorni, ma abbiamo beccato anche queste ragazze che erano ferme sul viale e abbiamo detto perché non conoscerle? Se no, non c'aveva niente da fare, no, hanno abbandonato i figli. Sì, da un'altra parte. Hanno detto loro... bimbi andate via che devo via stare con i ragazzi di PV Summer, però esatto, devono fare anche un saluto, dico bene? Vieni, fallo al microfono così sentono, sì, anche a casa. Vorrei salutare la mia amica carissima Eleonora che oggi festeggia 40 anni. Ma bella Eleonora, bella, sì, bella, bella, ciao. Ma non si dice. Ma vieni qua, non avevo capito. Ma come 40? Non si dice l'età. Ma non si dice l'età, perché le donne iniziano a 40 anni. Bene, allora Pando, hai giusto il tempo di andare a scorrere la la diretta di Acqua Fan per scegliere un vincitore. Franky, so, l'ho già facile. Fatto io. Ah, ce l'ha. No, perfetto, brava, brava Irene. Ci aiuta Irene. Allora, ho fatto una ricerca. Sapete che ogni giorno mi piace andare a scovare. E oggi ci sono molti commenti, sì, dove sono molto entusiasti del nostro operato, ma come al solito c'è solo un vincitore. E la vincitrice, aia, perché è una donna, di oggi è Valentina Ranisi, che è stata molto carina ed è molto affezionata ovviamente ad Acquafan e al programma PV Summer. Perciò Valentina Ranisi vince l'ingresso omaggio di oggi e vincerà anche l'opportunità di venire lì sul palco e diventare magari un'acqua fantastica. Bello. Bello, bello, Valentina. Poi Valentina è un nome già che mi sa di buono. Valentina piace, Valentina funziona. Allora, ma ragazzi, non è un nome proprio che mi ritorna in mente. Allora, attenzione, perché anche voi potete essere i vincitori del biglietto per venire in Acqua Fan commentando, mettendo molti cuori e cercando di essere originali durante la diretta sulla pagina Facebook di Acqua Fan. Io direi che per oggi è veramente tutto. Chiuderei con il saluto di Irene dalla costa della Versilia, se non ho capito male, e dagli Acqua Fantastici che si trovano qua sul palco di Acqua Fan. Ci vediamo domani alle 15:15 per il PV Summer Acqua Fan Riccione. Sigla Lopez, ragazzi, sigla, bacio a tutti, sigla, voi, ciao. Baci. Posso dire che sono gli Acqua Fantastici migliori che abbiamo avuto, sono i migliori di tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Paolino Lozzi, Paolino piano. Confermato. Ci aspettano.